Welcome back da Max Black, siamo tornati su Clash Royale. Oggi vi porterò dei deck strepitosi, iper competitivi. Con questi non avrete più scuse, scalerete tutte le arene in pochissimo tempo. Quindi mettete subito like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e commentate se attraverso questi deck riuscite a migliorare i vostri risultati. Ma cominciamo subito con un primo mazzo molto efficace. La prima carta andiamo a mettere Barile Goblin. Eccola qui, una carta molto classica, non abbiamo bisogno di presentazioni. Passiamo alla prossima, mettiamo Torre Bombardiera. Questa carta non sono in tanti che la usano, ma per me è molto efficace perché riuscite ad attaccare le orde e distraete soprattutto i tank che vi attaccano, quindi molto utile la Torre Bombardiera. Usiamo come altra carta iperveloce per attaccare e contrattaccare subito il Goblin Cerbottaniere. Ecco qui il Goblin Cerbottaniere, o comunemente detto quello con la cerbottana, come lo chiamano tutti. È molto veloce, molto abile, ha un buon attacco, buona difesa, quindi devo dire che è una carta molto utile per contrattaccare immediatamente quando si è in difficoltà. Poi mettiamo il Cavaliere. Allora, questa carta ovviamente è molto utilizzata, quindi la mettiamo lì, è molto abile a distruggere gli avversari singoli, buona pure per attaccare le varie strutture come torri e torre principale, quindi non ha bisogno di presentazione, è una carta molto semplice. Per contrattaccare le orde, se l'avete, usate il Tronco, altra carta molto utilizzata che, come vedete, la trovate fin da subito perché è molto utilizzata, devo dire, in molte arene, già anche quelle più basse si trova, perché se spacchettate la trovate sicuramente. Poi mettiamo la Principessa. Questa carta è molto bella, ha pochi HP e quindi questo è da tenere in conto, però attacca da molto lontano ed è molto utile per non essere counterata subito dagli avversari, quindi anche se ha pochi HP potete metterla lontano, tanto lei con le sue frecce infuocate ci arriva lo stesso. Poi mettiamo una carta che spreca poco elisir, gli scheletri. Eccola qui, carta molto utile per lanciare subito gli scheletri, e l'accoppiamo con Barile d'ossa, quindi mettiamo in campo una quantità enorme di scheletri. Ecco qui il primo deck dell'invincibilità, abbiamo un buon attacco, difesa pazzesca, guardate la sinergia, come queste carte riescono a comunicare tra loro, è grande e buonissimo equilibrio. Passiamo al secondo deck, un deck fatto di potenza e accelerazione, per così dire. Allora, il secondo deck parte subito con le frecce, poi prendiamo la classica mongolfiera. Ecco qui la mongolfiera, molto utile per lanciarla all'inizio della battaglia per poi creare una strategia attorno a questa. Gang di Goblin, ecco qui una carta molto veloce, si utilizza contro Elisir, quindi molto veloce da schierare, ecco la velocità ci dà una grande mano. Poi Orda di Sgherri, questa carta è ottima per counterare i tank, quindi i vari giganti, gigante col fucile, il super pecca, questi quelli potete utilizzare per counterare queste carte. Mastino Lavico. Eccolo qui, secondo me il Mastino Lavico credo sia una delle carte tank più forti in assoluto, è lentissima, quindi va schierata all'inizio della battaglia per poi andare ad attaccare insieme a lui. Grande lentezza, però molto molto potente. Ve la raccomando soprattutto se siete un po' che camperate all'inizio del combattimento, quindi il Mastino Lavico è uno dei migliori tank in assoluto. Poi usiamo il Minatore. Eccolo qui, una delle carte più utilizzate nel gioco, credo, perché la utilizzano tutti anche alle arene altissime e soprattutto anche il campione di Clash Royale usa anche il Minatore, quindi da tenere in considerazione molto questa carta. Poi mettiamo gli Sgherri, eccola qui, sempre una carta utilizzata per combattere i tank, la potete utilizzare in coppia con l'Orda di Sgherri, vi fa un bel esercito aereo per contrastare un po' tutte le carte che sono a terra. E come ultima, ma non ultima come utilità, la non è leggendaria, è Epica Orda di Scheletri. Ecco qui l'Orda di Scheletri, una carta strautilizzata, vedete come questa carta, questo deck alterna carte veloci a carte lente. Sarete che utilizzerete un po'
più di Elixir, perché c'è 4 come media di utilizzo di Elixir, però la vostra difesa sarà impenetrabile. Guardate i parametri: attacco al massimo, difesa quasi pure al massimo, ottime sinergie, e da tenere in conto queste sinergie, cioè l'abilità di combinarsi tra loro delle carte, e poi abbiamo un ottimo, veramente ottimo equilibrio. Quindi questo deck non è assolutamente da sottovalutare e vi servirà anche se siete nelle arene più alte del gioco. Tenetelo assolutamente in considerazione e fatemi sapere sotto nei commenti se con questo deck siete riusciti a migliorare le vostre prestazioni. Come ultimo abbiamo un deck formato da una qualità incredibile e dalle carte più utilizzate del gioco. Andiamo a vedere. Allora, come prima carta mettiamo subito Frecce, perché è una delle carte utilizzate per abbattere le orde e soprattutto è molto veloce. Potenziatela sempre molto questa carta, mi raccomando. Poi rimettiamo la mongolfiera. Ecco qui la mongolfiera sempre. Adesso mettiamo Barbari, che è una carta molto utile. Eccola qui, questa carta è molto utile perché con 5 vi mettete in campo dei guerrieri molto affidabili, con una buona velocità e un buon attacco, per così dire. Vi consiglio di potenziare molto questa carta perché ai livelli più alti diventa una carta veramente importante. Poi mettiamo una carta d'attacco molto forte e molto difficile da abbattere, il Drago Infernale. Eccola qui, comunemente detta Drago Corazzato, alcuni la chiamano, però io la chiamo col suo nome, Drago Infernale. È una carta molto utile, molto veloce, difficilissima da abbattere. Se non avete la giusta carta per counterarla, fa hit importanti, come si dice in questo periodo. Poi rimettiamo il Mastino Lavico come tank. Ecco qui il Mastino Lavico, come vi ho detto prima, una carta molto molto potente. Di nuovo il Minatore, quindi ritornano un po' queste carte strautilizzate dai campioni, vi ricordo, di Clash Royale. Eccolo qui, questo, diciamo, duo Mastino Lavico Minatore lo andremo a vedere più avanti in un altro video, quindi vi invito sempre a mettere like e ad iscrivervi, perché presto vi porterò i deck dei campioni mondiali di Clash Royale. Se arriviamo, facciamo a 300 like e 700 iscritti, vi porto i deck dei campioni mondiali di Clash Royale, quindi state sintonizzati sul canale. Poi mettiamo come carta di contorno per abbattere le orde e aiutare queste carte più potenti, Draghi d'Ossa. Ecco qui la carta Draghi d'Ossa, una buonissima carta se potenziata a dovere, però, perché ai primi livelli devo dire che risulta scarsa. Portatela a un livello 8 o 9, non è difficile arrivarci, e avrete un ottimo attacco soprattutto contro le orde e contro i nemici che stanno soltanto per terra. Come ultima carta mettiamo una carta magia molto semplice, anche questa dovete potenziarla abbastanza, però è molto veloce da usare e questa è la sua vera potenza, la carta scarica. Ecco qui la carta scarica, molto utile per danneggiare gli ultimi HP che so di una torre, oppure attaccare tranquillamente le orde che stanno per terra. E vediamo questa qui, questo mazzo: attacco al massimo, difesa quasi al massimo, sinergie straottime, quindi al massimo, equilibrio al massimo. Questo è veramente un deck devastante, credo che anche a livelli proprio di campionati mondiali venga utilizzato. Quindi, se siete d'accordo con me, avete avuto degli ottimi risultati, mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, commentate i vostri risultati, le vostre richieste e le vostre domande sotto a questo video, e ciao a tutti da Max Black.